Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di radioscience.it. Ritorniamo come ogni giovedì, oggi 16 marzo 2017, ore 22:01. Finalmente ritorniamo con il nostro consueto appuntamento del giovedì sera, Social Evolution, qui su radioscience.it. Chi conosceremo questa sera, caro Saiuzzolo? Tra poco lo scoprirai. È una chicca questa qua, perché è una pagina che veramente mi ha colpito e che spero che colpirà anche gli ascoltatori. C'è tanto da dire, ma non anticipiamo nulla. Cari ascoltatori, spero che vi sia piaciuta la diretta della passata la passata puntata, anche perché abbiamo anche lì raccontato e scuriosato su quante cose appunto ci porta la rete, in particolar modo Facebook, quindi non c'è solamente intrattenimento ma tanto, tanto altro. Io, caro Saiuzzolo, quindi ti do subito la parola, perché immagino che vorrei dare anche tu il ben ritrovato a tutti gli ascoltatori. Ciao Saiuzzo, come stai? Grazie Luca, buonasera a tutti quanti, a tutto il condominio di Radio Saiuzzo. Io sto benissimo come sempre, lo sai, non ci sono problemi. Io entro soltanto per fare la lista della spesa di tutte le radio del network, quindi comunico e lo comunico e ribadisco che andiamo in diretta su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareta in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio di Modena. Ovviamente siamo presenti sui canali TV, su Facebook, sul sito radiosites.it e su YouTube in questo momento. La cosa bella è che la linea telefonica non è ancora attiva, quindi cioè, te l'ho già staccato la linea, che me lo chiedi, quindi te lo dico subito, insomma. Ma, aspetta, ma devi pagare la bolletta, ecco perché è quello che ti no, manca, l'ho telefonato oggi, è tutto a posto, no? Fai la domiciliazione bancaria, così non ti sbagli, fidati. Può succedere nella vita, no, scherzi a parte, non abbiamo ancora qualche problemino tecnico che stiamo risolvendo sulla linea, tra la linea e la radio. Allora, con questo è tutto, caro Luca, a te anche l'avviso ai naviganti per quanto riguarda la chat del sito e di Facebook, vai. Esattamente, che possono scriverci sia su appunto la pagina Facebook di radioscience.it sotto la diretta nei commenti, oppure anche nei commenti presenti su radioscience.it, il sito web, quindi c'è modo di sbizzarrirsi. E mi raccomando, fate le domande all'ospite questa sera. Sto già dicendo il nome, ma aspetta, prima lo introduciamo. Fate le domande all'ospite questa sera, perché se me avrà tanto da raccontarci. L'ospite che tra l'altro già vedete sulla web TV, perché stiamo andando anche sulla web TV, come diceva Saiuzzolo. Saluto chiaramente anche Testa di Caso, l'assistente alla regia, che questa sera, come al solito, mi passerà e sarà d'ausilio per tutti i messaggi che perverranno dalle varie chat presenti sulla rete. Adesso basta, basta con le note tecniche, direi che possiamo finalmente introdurre l'ospite. Quindi ciao Massimo, come stai? Ciao, ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Science, benissimo. Molto bene. Caro Massimo, come anticipavamo, ho scovato questa tua pagina in questo mare magnum di Facebook, e effettivamente è una pagina che tratta un argomento per il quale potremmo parlare per ore, anzi potremmo credo fare una trasmissione ad hoc solo su questo argomento. Banda alle ciance, come si chiama questa pagina? No, la pagina intanto porta nel suo nome un errore di grammatica, perché la pagina, il link di indirizzo è Mestieri e cose spariti,
E siccome le maestre a scuola ci insegnavano che l'aggettivo alla fine si deve riferire all'ultima parola, andava scritto con sparite. Ma i signori di Facebook, Zuckerberg, non ci consentono di cambiare il nome della pagina senza perdere tutto, e quindi io me la sono tenuta per un errore di battitura nel momento in cui, della costruzione, me la sono tenuta, è diventata famosa lo stesso e non ce ne frega nulla. Però in realtà il nome esatto dovrebbe essere Mestieri e Cose Sparite. E infatti, guarda, non nego che anche per questa messa in onda avevamo tantissimi dubbi su come mettere quella vocale. Alla fine abbiamo, credo, propeso per l'errore, quindi però va bene così, insomma sei tu, non è che possiamo tanto girarci intorno. Tra l'altro poi c'è anche un sottotitolo che è Il passato che ritorna, questa cosa già mi fa sentire già un po' quel velo di nostalgia, adesso poi... Sembrerebbe una pagina da vecchi, ma in realtà non è proprio così. Esatto, non è proprio così, anche perché entriamo un pochino a gamba tesa dentro questa pagina. Io scorrendo appunto sulla rete, scorrendo sulla tua pagina, la prima cosa che si nota è la quantità appunto di foto, di immagini che ci sono, e non sono magari come molte pagine che possono essere goliardiche oppure a tema. In questo caso il tema è appunto il passato, se vogliamo, no? Notare anche la quantità di foto, non a caso in bianco e nero, perché effettivamente si va anche indietro di qualche annetto. La prima domanda che ti faccio è: come ti è venuta l'idea di fare una pagina così? Allora, diciamo che nasce tutto da un hobby, nel senso che io come lavoro svolgo l'attività di venditore per una grande azienda dolciaria italiana, non facciamo nomi, ma insomma, basta così. Sì. E quindi ho vissuto molta parte della mia vita fuori casa per lavoro, quasi tutta la settimana, molte notti passate in albergo, lontano dalla famiglia spesso, quindi diciamo è la parte più antipatica, se vogliamo, del mio lavoro. Sì. E la sera in albergo c'era chi usciva, chi si andava a divertire, chi faceva altro. Io ero un autodidatta del web, mi piaceva tantissimo l'informatica. La sera studiavo il DOS, mi ricordo che ho cominciato col DOS. Oh, però non, il DOS già andiamo indietro di un bel po', eh. Sì, penso sì. Che Windows, me lo ricordo io Windows che 3.1, quindi infatti e nelle notti d'albergo questa passione si è evoluta negli anni, arrivo al punto e guardavo delle foto e cercavo di trovare una mia collocazione, dico devo trovare il modo sul web di trovare un po' di compagnia, diciamo persone, e allora seguivo il filone che un'immagine vale più di mille parole. Sì. Secondo me questo è molto vero, cioè guardare un'immagine ma non guardarla nel soggetto principale. A me piace guardare le sfumature, anche quando guardo un film guardo sempre il retro, il fondo, mi piace sempre guardare al lato, mai quello che ti vogliono far vedere, quello che tu riesci a vedere. Sì. E quindi diciamo che è nata questa passione. Il bianco e nero è una mia voglia, mi piace moltissimo il bianco e nero, e quindi non pubblico mai foto a colori. Oggi è diventata una pagina con un piccolo palinsesto. In realtà io pubblico tre foto, una alle 8 del mattino, una all'ora di pranzo e una la sera, a volte in occasioni particolari le foto possono essere anche più di tre, ma non mai più di cinque, per non diventare uno stalker di Facebook, in pratica. Esatto. Cioè, ti sei dato un metodo, però allo stesso tempo non ne abusi, ecco. Quindi... Esattamente, perché alla gente non piace, e soprattutto a me non piace disturbare, perché la pagina è diventata importante. Quando tu pigi sul click, immediatamente invadi i telefonini degli altri,
E devo dire ci sto molto attento perché ho molto rispetto per le persone, quindi non trovo corretto abusare oltre misura, insomma. Sì, e quindi in pratica, insomma, ci hai già dato tante indicazioni, nel senso anche per po' da dove sei partito, come adesso hai dato anche una sorta di organizzazione mentale, ma non solo, anche pratica per come pubblichi le varie cose. Tanto io sto usando sempre la seconda persona singolare, cioè io parlo con te, però effettivamente poi mi viene da dire, ma sei da solo a seguire questa pagina oppure hai qualche collaboratore che ti dà una mano, che si è aggregato dopo? No, sono completamente da solo e solo da poco c'è un signore della provincia di Treviso che mi ha chiesto se avevo voglia che lui collaborasse e diciamo che in questo momento è in prova, quindi Ah, beh, senti, io conosco un signore della provincia di Treviso. Ah, no, ma quello è Saiuz, è un'altra persona, no, è no, no. un'altra cosa. No, Questo però. signore è un montanaro, non si offenderà Anzi. se lo chiamo montanaro, che vive in mezzo alla natura, delle sue bestie, della sua fattoria, una persona di una umanità incredibile, mi piace tantissimo e lo saluto tra l'altro se sta sentendo. Infatti, no, perché spero che ci stia ascoltando, anche perché comunque si racconta proprio questa pagina, quindi sarebbe anche curioso se lui intervenisse in qualche modo, perché Non lo anche so, lui. non lo so, può Vedremo, darsi. vedremo, vedremo. Quindi, appunto, ci stavi anche raccontando questa tua organizzazione che richiede anche un certo tempo, perché insomma, mattino, pausa pranzo e la sera, No, no, insomma, io sei. programmo, cioè il palinsesto è un vero e proprio palinsesto. Io programmo praticamente le foto all'inizio della settimana, il sabato, la domenica. A me piace alzarmi molto presto. Io alle 5 sono in piedi, non ho bisogno di sveglie, non ho bisogno di nulla. Dormo Sa molto. sabato alle 5 praticamente quando qualcuno deve ancora tornare a casa dalla sera prima, hai capito? Cioè, tu ti svegli bello pimpante, ottimo. Esattamente. 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 Quindi le foto le programmo, diciamo, il sabato per tutta la settimana. Parallelamente ho da un anno, da gennaio, scusami, da gennaio ho aperto il sito web di questa pagina perché le foto ad un certo punto finiranno e volevo anche misurarmi con la scrittura e quindi sono nati. Pubblico anche il sabato e la domenica due racconti, sempre in linea con la pagina Facebook, e sono racconti a volte autobiografici della mia giovinezza, oppure di qualche amico, di qualche parente o di persone che mi mandano dei racconti perché c'è molta interazione. E credevo che i racconti potessero annoiare, invece poi mi sono reso conto che adesso sono arrivato al punto che quando pubblico un racconto al sabato, in 24 ore fa quasi 8.000 letture, quindi alla gente piace. Infatti, alla gente piace e adesso parliamo anche di gente. Prima di mandare il primo stacco musicale, visto che come siamo abituati a fare, diciamo, dopo il primo quarto d'ora, spezziamo un attimo per dopo ritornare in maniera ancora più pesante e importante dentro la chiacchierata. Per quello che riguarda anche la gente, insomma, qui stiamo parlando di una pagina che zitta zitta è arrivata a un numero di fan esagerato, siamo a 67.000 e passa, quindi già un bel numero. Tu quando l'hai fatta esattamente? 2 anni fa, è partita in sordina, te l'ho detto, ho cominciato per passione, non ho obiettivi di narcisismo, di accumulare like, non me ne frega nulla, diciamo, con tutto rispetto per le persone che mettono mi piace, non ricerco i like, insomma, non sono un cacciatore di like, semplicemente mi piace quando le persone non solo condividono, ma soprattutto vengono coinvolte, commentano. A me piacciono moltissimo i commenti, più Sì, che le condivisioni. perché la sente ancora di più questa interazione perché dà anche un valore aggiunto, no? Perché la condivisione sì, fa piacere, però credo almeno. Prendono questa immagine e la pubblicano su un profilo. Il commento dà quel valore aggiunto in più, un ricordo nel tuo caso, non so che altro. Ci sono
No, ci sono dei commenti a volte che sono strazianti perché danno veramente tantissima emozione. Adesso andare a ricercare sulla pagina sarebbe abbastanza complicato, ma si generano delle emozioni con alcune foto che sono allucinanti a volte, veramente una roba assurda. Infatti una cosa ti volevo, scusami, ti passo subito una domanda che è arrivata dalla chat di Radio Science, così a proposito di interazione. Un ascoltatore, scusami, a proposito, saluto Federico che ci ha scritto prima su radiosites.it e non l'avevo ancora salutato. Federico, il nostro assiduo ascoltatore. Federico, ma tu tutte le volte giovedì ti connetti, ci ascolti e mi fa piacere questa cosa. Fa molto piacere, bravo Federico, mi piace. No, così lo salutiamo. Un anonimo invece ci scrive: qual è il link del sito? Il sito è www.mestierieecosesparitetuttoattaccato.it. Stavolta corretto però, eh. Assolutamente, lì non c'è possibilità d'errore. Infatti, così almeno abbiamo dato anche questa info all'anonimo. Tanto salutiamo l'anonimo, scrivi anche come ti chiami, così lo dicevo questo all'ascoltatore. Quindi insomma abbiamo in questo primo quarto d'ora dato un pochino, Massimo, un'infarinatura di che cosa stiamo parlando, no? Le coordinate, sì. Esatto, le coordinate, sappiamo un pochino chi... questa sera che argomento trattiamo. Chiedo invece a Saiuzzo, caro Saiuzzolo, non ti faccio la domanda sull'ospite, perché come devo dire la faccio cose, più avanti. Devo dire due cose, dopo devo dire due cose. Infatti, sai che ti do il tuo spazio sempre a metà puntata, lo sai, hai la tua mini rubrica all'interno di Social Evolution. No, voglio fare complimenti, la rubrica di Saiuzzo, se vuoi. Voglio fare i complimenti a Massimo per un'immagine che tu hai postato ieri alle 8 del mattino. Vediamo se puoi immaginare qualsiasi immagine. Alle 8 del mattino, sì, ieri, comunque, non la ricordo onestamente. Hai scritto: se non è amore questo, ditemi cos'è. È una bellissima immagine di questo paesino e di due persone di una certa età. Mano nella mano, due persone anziane, fantastica, sì, è vero, Saiuz, sono d'accordo. Mi ha colpito moltissimo sta foto, è bellissima, anche da altre foto che tutte in bianco e nero, poi chi lo sa, sarà la mia veneranda età, insomma, che apprezzo di più le foto in bianco e nero. Sono nato con la fotografia, si può dire. No, noi ce l'abbiamo dentro il bianco e nero, sai. Mentre l'altra domanda che volevo farti è se tu sei a conoscenza, sai, di un gruppo chiuso di amici a cui piace mestieri e cose spariti. Vabbè, diciamo, aspetta che vi interrompo, questa cosa la diciamo dopo il brano musicale, sennò poi diamo troppe informazioni, no? Bene, e quindi è giusto andarci, perché poi se vedi come fa Massimo, lui si lascia prendere, no? Si butta a capofitto, no? Adesso con calma, sai, adesso a Massimo gli facciamo la radiografia, tranquillo. Allora mandiamo il primo stacco musicale. Questa è una band che ha scovato, non Saiuzzo come generalmente siamo abituati a sentire, ma in realtà l'ha scovato testa di caso, l'assistente alla regia, che adesso si cimenta anche come direttore artistico addirittura. Che paroloni questa sera. Questa è una band che ha scovato appunto su giamendo.com, che è una piattaforma sotto licenza Creative Commons, che è libera e fruibile a tutti. Come sapete, Radio Science cerca sempre di dare spazio e voce a tutti, in particolar modo alle band emergenti e o indipendenti. Detto questo, loro sono The Ladies Off, il brano è Assassination. Detto questo, caro Saius, ti lascio lo spazio per mandare il brano. Partito! Cut the cords and lay it out. Falling.
E ritorniamo in diretta dopo il primo stacco musicale. Vi abbiamo fatto ascoltare The Ladies Off con Assassination, questo brano che, come dicevamo pochi minuti fa, appunto, ha campionato e selezionato appunto testa di caso il nostro assistente alla regia. Spero vi sia piaciuto, perché anche se non fosse così, Saiz, se ho capito bene, ha deciso di metterlo all'interno della normale programmazione della radio. Quindi, insomma, spero che vi sia piaciuto. Tornando invece alla puntata di questa sera, diretta di questa sera, abbiamo con noi Massimo, che ci sta raccontando la sua pagina Facebook, che è Mestieri e Cose Sparite, che appunto è una di quelle pagine in cui, come diceva lui, un'immagine vale più di mille parole, e tanta roba, c'è veramente tanto da dire. E avevo interrotto in qualche modo Saiz, non bisogna mai interrompere Saiz, però c'erano delle esigenze musicali. Avevo interrotto il grande grosso Saiz, che appunto aveva trovato, anche lui scuriosando questa sera, sulla pagina del nostro ospite, aveva trovato che era stato creato anche un piccolo gruppo, che poi effettivamente però aveva pochissimi componenti, quindi forse anche già chiuso, si chiama Amici a cui piace Mestieri e Cose sparite. Poi Massimo, tu non eri neanche a conoscenza? Assolutamente no, è una novità assoluta anche per me. Beh, diciamo che, insomma, se vai a digitare Amici a cui piace Mestieri e Cose Sparite, diciamo che c'è effettivamente un gruppo molto piccolo, non so neanche se sia attivo o meno, però è bella questa cosa, come dalla tua pagina in maniera autonoma abbiano creato questo gruppo, no? Generalmente sono gli amministratori delle pagine che creano i gruppi per gli utenti, qui è successo il contrario. quindi dai, diciamo che avrai modo poi di andare un pochino a approfondire la cosa, perché mi poi sai che Facebook... mi impiccerò, dai. Ti impiccerai. D'altronde sai che Facebook la prima cosa che ti dà è nome e cognome, quindi magari c'è anche qualcuno che conosce oppure che ti ha scritto in questi 2 anni di pagina. A proposito di pagina, 2 anni di pagina, un numero pazzesco, cioè 67.000 like, che, come dicevamo, a te like non è che ti interessi più di tanto, perché like effettivamente è un numero, è un'unità di misura che noi siamo abituati a vedere sempre sott'occhio, ma a te interessa quello che c'è dietro, magari, questo like. E la prima cosa che mi viene da chiederti è: ma ti aspettavi un riscontro così grande in questo lasso di tempo, che alla fine è breve? No, non me l'aspettavo. Devo dire che nel tempo ho affinato anche una capacità di percepire quando guardo una foto se può piacere o meno. Quindi da questo punto di vista cerco di... il mio mestiere è quello di provocare emozioni. Il mio interesse principale è quello di provocare emozioni. In particolar modo... Sì. Emozioni positive. Se qualcuno ci ha fatto caso, nella mia pagina non ci sono foto di guerra, per una scelta proprio precisa. La odio proprio nella maniera più assoluta, e non voglio vedere nemmeno delle foto. Quindi le emozioni devono essere emozioni a volte anche commoventi, dure, di una vita difficile, perché comunque parliamo del passato, dove la gente viveva con poco, con pochissimo, e la fame era tanta, e quindi a volte le emozioni sono dure, però era gente con una dignità e un'onestà e dei valori che oggi sono praticamente persi. Esatto, e mi hai dato tanti spunti in quello che dicevi. Vorrei prima collegarmi però ai fan, nel senso che abbiamo parlato prima di un numero molto, sì. Se vogliamo, asettico, no? Detto questo numero, però, io mi piace anche lì, ormai questa trasmissione va avanti da diversi mesi, quindi ho cercato anche di fare una sorta di analisi un po' più approfondita appunto sulla tua pagina, e uno dei riscontri che si nota subito, sempre parlando di numeri, è quante persone commentano oppure solamente mettono un like o condividono una foto, nel senso che è un rapporto che è molto elevato rispetto a quello che sono
quello che è il numero totale dei fan della pagina. Vuol dire che hai una sorta di zoccolo duro di affezionati che è lì, è presente, interagisce. È come se aspettasse la tua foto per poter dare anche loro il loro piccolo contributo al posto, all'immagine stessa della tua pagina. Quindi questa è una cosa che mi piace molto. E nei commenti ho visto, forse lo accennavi tu anche prima, come veramente tu possa risvegliare le emozioni, proprio perché nei loro commenti si denota proprio come c'è questa sorta di ricordo, oppure di dire sì, era fatto così quella foto, eccetera eccetera. Questo sicuramente è una delle prime cose che ho notato su questa pagina, che veramente ha un numero di affezionati notevole. E ti è capitato invece il contrario, nel senso di qualcuno che per qualche motivo andasse un pochino a contestare, comunque era un po' contro una tua immagine particolare o non so che altro? Sì, capita spesso, perché dai numeri che io vedo dietro, intanto è una pagina che delle 67.000 persone, uno magari gli viene facile immaginare che sono tutte persone di una certa età. Intanto proprio la percentuale è quasi para, sono quasi 50% donne e 50% uomini come sesso, quindi piace a sì. tutti, è proprio trasversale. Sì. E poi lo zoccolo duro delle persone, come dicevi te, è vero, io ormai ho imparato anche a riconoscerle per nome e cognome, pur non conoscendole fisicamente, insomma. Però lo zoccolo, la pagina è trasversale anche nelle fasce di età, piace dai 25 ai 65, sì. Lì dentro c'è l'80%, cioè proprio è trasversale. Chi la critica, devo dire, sono molto pochi, critica più che altro il mio commento, perché io la fotografia non la pubblico mai da sola, aggiungo sempre un mio pensiero o quello che vedo io in quella foto, può essere a volte anche provocatorio, diciamo, quindi proprio per provocare una discussione o dei commenti, e magari critica il mio pensiero, cioè è quello che io ho messo come commento, che è corretto, ci sta, e quindi però ho un vanto, che in 2 anni di pagina e con penso anche centinaia di migliaia di messaggi, a questo punto non so quanti siano, non è mai stata pronunciata una parolaccia. Questo bestemmia. Qui è un record. Assolutamente sì. Nel senso che sai che comunque ci sono gli haters, no? Questi qua che odiano, o comunque cercano sempre un pochino il conflitto, il contrasto, ma qui veramente è bella questa cosa, è un bel messaggio anche che vuol lasciare. Vorrei farti anche un'altra domanda, però so che a quest'ora mi piace sempre passare la palla un pochino al grande grosso Saius, che prima no stava entrando di prepotenza nella chiacchierata, che va benissimo. Adesso invece magari lo annunci in maniera un pochino più carina. Caro Saius, visto che hai avuto modo questa sera di guardarti un pochino la pagina di Massimo, cosa hai da dire? No, che prima ho già accennato, insomma, che sì. Come postata mi piace, ma perché mi piace con le foto di una volta, le foto che ti parlano, perché una foto veramente dice un sacco di cose, e poi una foto antica o vecchia, o come vogliamo dire, ti dice molto di più. Per esempio, se tu vai a prendere sulla pagina di Massimo, c'è una foto dove ci sono due anziane che vengono riprese, no? Fanno la fotografia col famoso lenzuolo bianco dietro, no? Che era sì, cioè, sì. Che usavano i fotografi una volta con questo sfondo, no? Adesso siamo abituati a vedere addirittura i telefonini che fanno foto in tutti i modi, sai, che c'è, con queste applicazioni sì. Che ti mettono anche, insomma, delle cose carine. Mentre una volta, quando dovevi fare una foto, era abbastanza impegnativo, no? Come vai? Ecco, e quando si va, andiamo a vedere queste cose qui, insomma, come devo dire, è la nostra vita, è la vita di tutti quanti.
come quella che fai vedere il negozio di pastarelle, no, la domenica. E tu hai messo addirittura nel post, c'è scritto bellissimo il ragazzo con la cravatta. Sì, è quello che ti dicevo, Saius, L'amore che è per i guardare il dettagli. contorno, guardare il Eh sì. contorno. E questa Sì. è già la foto parla. Poi ci metti quel commento, che è vero, il tuo commento diciamo, può invogliare qualcuno, anzi spinge qualcuno a commentare, sia positivo che negativo, no? Nel suo messaggio. Però ecco, per esempio, il fatto che prendi in giro, diciamo, è forte, insomma, quel ragazzo che con la cravatta, perché all'epoca si usavano, né, i bambini nei negozi Sì, e usare per questo, esempio, Saius, e oggi non in siamo più questo abituati, ecco. no, in questo tipo di fotografie ci sono molte persone che magari criticano quando trovano dei bambini in questo contesto, ti dicono lavoro minorile. In realtà non era lavoro minorile. Io ho fatto il garzone per tante attività quando ero bambino e non me ne vergogno, non mi sono mai sentito sfruttato. E ho imparato un sacco di cose nella vita, ho imparato quanto valevano i soldini, già avevo meno di 8 anni e sapevo che i soldini costavano sacrificio, quindi Eh sì, eh altri sì. tempi, altri tempi. Altri tempi sul serio, altri tempi. E c'è Esatto. da dire anche il fatto che ogni tanto, visto che tu come foto metti queste foto che hanno tipo che è un oggetto vicino a un muro o qualcosa del genere, tipo la sedia, eccetera, no? Un muro un po' diroccato, eccetera. Quelle Sì. classiche foto, insomma, che fanno. Saius, quella sedia nella mente di una qualsiasi persona, anche giovane, io penso che possa ricordare un mucchio di cose. Innanzitutto la nonna. Sì, Quanti di la noi, nonna, sì. la nonna, la mamma, la zia che stava sull'uscio con i ferri da calza in mano, oppure a cucire un pezzo di stoffa, a lavorare uncinetto, a infilare i peperoncini nella collana o gli agli o le cipolle. Una sedia vuota potrebbe dire niente, invece per me dietro c'è tutta la storia. Cioè. È vero, immagina la persona che era seduta lì. Ecco, Esattamente, esattamente. io mi Prova a ricordo mia immaginarla nonna. e raccontala soprattutto. Mi ricordo mia nonna che si sedeva fuori al balcone, il pomeriggio doveva sedersi là fuori al balcone e guardare giù, insomma, che... Ecco, adesso quella sedia, metti una sedia così, la metti fuori a quel balcone, chi passa, no? Il familiare soprattutto, eccetera, vede e vede il personaggio, vede la persona cara, insomma, che c'era una volta. Vedo che anche te sei pieno di emozioni, Saius. E quindi è anche bella questa cosa, come lo dico anche ascoltatore, come di fatti siate sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché poi il discorso è anche anagrafico, nel senso che Massimo diceva in fuori onda, ormai tu e Saiz appunto avete più o meno la stessa età, siete quasi coetanei, e quindi questa cosa qui, questa è una di quelle puntate in cui quasi mi piacerebbe ascoltare voi che essere invece quasi partecipe e conduttore della trasmissione, proprio perché fate trasparire ancora di più le emozioni. E una cosa singolare, Massimo, è anche il fatto che sembra che stiamo raccontando cose vecchissime, no? Però sì, si va indietro di qualche anno, per amor del cielo, ma non è che adesso poi... siamo comunque sempre, quasi sempre nella seconda metà del Novecento, quindi comunque non è che siamo poi così tanti indietro, forse in qualche situazione anche prima, però questo per far capire anche agli ascoltatori che non è che magari per i più giovani, come dicevi, così cercavo anche di mandare un messaggio ai più giovani, non è che poi per questo motivo uno magari guardando queste immagini pensa di guardare come un film, no? Sulla guerra, vecchi, no, assolutamente no. I racconti sono di persone che ci sono tuttora e quant'altro. Quindi, da questo punto di vista, anche il fatto, quando ci raccontavi che anche tu hai fatto il garzone, da ragazzino, che non era lavoro minorile, era semplicemente guadagnarsi la pagnotta o quant'altro, e che quante cose ti dava, no? Lo spirito di sacrificio e quant'altro, sono tutte quelle cose che non do la colpa a nessuno, ma si sono perse negli anni. E questa è una cosa che purtroppo, che guardando la pagina magari uno può iniziare a capire, a comprendere, soprattutto per chi non le ha vissute.
Questa secondo me è una cosa molto, molto interessante. Per quello che riguarda invece, adesso qua faccio un po' i miei soliti salti di palo in frasca, ma faccio sempre così. Ci hai raccontato tante cose questa sera, partendo dalle immagini. Mi è piaciuta una cosa che tu hai detto, che mi sono appuntato, che a proposito di guerra, tu non hai mai messo e probabilmente mai metterai in immagine sulla guerra, poi perché vuoi far trasparire sempre un'emozione, sì, ma quanto più positiva possibile. Quindi sì, magari l'immagine può anche commuovere se vogliamo, però non deve provocare quel dolore che invece un'immagine di guerra sicuramente trasmetterebbe. Questa tua scelta è, prima cosa, beh, l'ho apprezzata tantissimo perché noi oggi forse siamo quasi più abituati a vedere sempre più immagini, passami la parola, brutte, immagini sempre, forse perché sono quelle che fanno più ascolti, non lo so, però c'è sempre questa cosa di avere sempre a che fare con fatti di cronaca o quant'altro, mentre tu hai scelto una linea editoriale, chiamiamola così, che invece si va a piazzare in un contesto di massima positività. Sì, tocca assolutamente. Guarda, hai sinteticamente hai centrato veramente, hai fatto centro su quelli che sono i miei canoni. Cioè, io tocco le corde dell'emozione, a volte anche dolorose, perché magari ci scappa la lacrimuccia. A me capita molto spesso che mentre posto mi capita di piangere. Cioè, ma non lo dico perché sono in radio oppure perché voglio commuovere, No, ci perché mi mancherebbe. immedesimo talmente tanto nella foto che sto pubblicando che a me stesso ricorda qualcosa e quindi non so, magari ricorda una persona cara che non c'è più o ricorda un fatto o una situazione. Ci sono delle emozioni che vanno, secondo me, non vanno dimenticate. E siccome questo mondo corre veloce, troppo veloce, tu pensa che ci sono dei bambini che oggi, se gli fai vedere un telefono, a disco, lo guardano e non sanno nemmeno che cos'è. Cioè, è una roba assurda. È vero sta cosa, e tra l'altro sì, poi, se andiamo poi a parlare degli oggetti, degli strumenti dell'epoca, auguri, nel senso che effettivamente poi dell'epoca, no? Così, ci sono cose, io mi rendo conto che sono di un'altra generazione, sono metà anni 80, però per dire molte cose me le ricordo, nel senso che da piccolina, mia nonna, eccetera, però effettivamente mi rendo conto anch'io, essendo comunque mi ritengo giovane, insomma, mi rendo conto anch'io che effettivamente più si va avanti, più le nuove generazioni fanno più fatica proprio a concepire certe cose, nel senso certi momenti della vita passata e quant'altro. No, tipo pensando alla cabina telefonica, i gettoni, cose così, proprio penso, sono veramente cose che effettivamente lasciano sempre un ricordo bello profondo. Ma guarda, Luca, c'è stato ho fatto un'analisi un po' qualche tempo fa in uno dei racconti del sabato e della domenica e ho raccontato in un articolo, invito gli ascoltatori che hanno voglia di andarsene a leggere, anche c'è un motore di ricerca, lo trovano con facilità, i rumori e i sapori e gli odori spariti. Ah, Perché accidenti. che tu ci creda o no, ci sono anche degli odori spariti, che è No, no, è vero, è vero. incredibile. Pensaci un Sì. attimo, cioè, No, io ho no, no, è fatto vero, è vero. una fatica Mi... terribile a trovarli, ma ne ho infilati una decina che sono indimenticabili. Diciamo che già pensando, quando hai usato, stavi appunto presentando, insomma, citando appunto questo articolo che hai scritto, e già con la parola odore effettivamente mi è venuto un brivido, no? Nel senso che ho pensato effettivamente quando ero più piccolino, che poi sai quando più sei piccolo, nel mio caso più ti ricordi, cioè ti rimangono impresse, no? Certe cose, certi ricordi. E effettivamente sono curioso di andare a leggermelo. No, Massimo, se mi dai un attimo, un secondo, diamo spazio anche alla chat, che come vedi arrivano domande e sempre un anonimo ci scrive, un altro anonimo, magari ecco, ne approfitto,
se volete anche presentarvi così magari vi salutiamo. Ci fa una domanda: vengono messe solo foto oppure c'è possibilità di vedere anche qualche spezzone di filmato dell'epoca che non c'è più? Ogni tanto posto dei filmati, ma devono avere un qualcosa a che fare con la pagina. Ma avendo aperto il sito web, sul sito web c'è una ricca selezione di video dell'epoca, soprattutto delle città italiane, del modo di vivere degli anni del dopoguerra, del boom economico. Lì troveranno una selezione fatta ad hoc di questi video dell'epoca, perché è molto interessante vedere come si viveva in Torino, Roma, Milano, Napoli, Alessandria, sì. Foggia, Reggio Calabria. Veramente particolare. È interessante. Sulla pagina i video li uso poco perché la gente va di corsa. Al mattino la foto l'aspetta. Una volta ho provato a non pubblicare la foto alle 8 del mattino. Ti scrivevano? Sì. Chiedevano se mi era capitato qualcosa, soprattutto. Hai la febbre? Che è successo? Ok, senti, allora, cavolo, siamo andati veramente spediti questa sera e mi piace perché vuol dire che quando si va così forte vuol dire che comunque non ci stiamo annoiando, anzi, ci siamo lasciati quasi rapire dai tuoi racconti, dalla tua pagina e non solo. Mandiamo l'ultimo stacco musicale di questa sera. Come vedi, noi non mandiamo tanti brani, ne mandiamo giusto un paio. Uno un po' all'inizio, uno verso, diciamo, dopo la seconda parte, verso la seconda parte, proprio per spezzare un attimo la chiacchierata. Passare anche un po' di musica, che non ci fa mai male, e poi insomma poi ritornare qui per, diciamo, gli ultimi minuti di puntata di trasmissione, in questa bella oretta che passiamo il giovedì sera. E mandiamo sempre la stessa band conosciuta prima, cioè The Ladies Off. Il brano questa volta è Deep Possession. Mi sono impappinato, sai? Sei impappinato. Mi è venuta quella S di Sassuolo, Sassuolo, hai capito? Quella che usano in Emilia. È uscita quella Possession. Vai pure con Deep Possession. Partito. You got a taste, you always want my love. Will you put fire to settle up, why to give your left eye for big steel and die for? Will you kick that door for, run across the floor for, give your first bomb for, shoot a little bomb for, go and take the money, give it to your heart. You are.
E ritorniamo in diretta dopo l'ultimo stacco musicale. Questa sera Testa di Casa ci ha selezionato a campionato questi brani che io mi auguro sempre che vi piacciono, perché poi mi colgono sempre impreparati, me li dicono sempre poco prima della diretta, quindi io non li ho neanche mai ascoltati. Li ho ascoltati con voi per la prima volta, quindi non ne so quanto voi. L'unica cosa che vi posso dire di questa band è che su jamendo.com sta riscuotendo un ottimo successo, nel senso che brani pubblicati pochissimi mesi fa hanno già raggiunto decine di migliaia di ascolti e diversi download, quindi diciamo che sapete che su jamendo.com musica che si può tranquillamente scaricare, stanno andando forte questo, insomma, vediamo un pochino se anche su Radio Sites riscontreranno la giusta attenzione. Tornando invece a questa sera, abbiamo dato spazio chiaramente a mestieri e cose sparite, chiaramente però l'abbiamo fatto a modo nostro, nel senso conoscendo e facendo anche conoscere Massimo, che appunto ci è andato a raccontare tante cose. Siamo andati un pochino a indagare sulle foto, abbiamo dato spazio anche a Saiuz, che quindi ragazzi, se diamo spazio a Saiuz vuol dire che se anche Saiuz può entrare nel merito di una diretta, vuol dire che allora c'è tanto da dire. Vedevo che mi è arrivato intanto Testa di Caso ci scrive anche sulla nostra chat personale che i brani sono bellissimi, quindi mi raccomando agli ascoltatori, dategli anche un feedback, un commento su questi brani. Dicevo, tornando a noi, Massimo ci ha raccontato, dicevo, tante cose. Mi ha fatto piacere anche che la chat si sia mossa, si sia animata per cercare anche di conoscere e di far conoscere, insomma, la tua pagina anche a loro, che infatti ho visto che ti hanno fatto domande eccetera. Una cosa che mi piace molto è il fatto che tu abbia fatto questo chiamiamolo upgrade, cioè questo sei passato dalla pagina Facebook, dalla mera pagina Facebook, ti sei spostato anche al sito web che hai molto più spazio, se vogliamo, puoi veramente sbizzarrirti. E appunto ci stavi raccontando che insomma scrivi anche questi articoli che sono veramente notevoli, notevoli perché ricalcano sempre la stessa impronta della pagina, quindi diciamo il ricordo di qualcosa di passato eccetera, e allo stesso modo però ci raccontavi appunto che stanno riscuotendo un bel successo. Quindi ricapitolando, pagina Facebook, sito web, il prossimo passo qual è? Il prossimo passo è... Vivi alla giornata o...? No, assolutamente, ce l'ho praticamente scritto, e praticamente è quello che quando andrò in pensione mi piacerebbe mettere in piedi un qualcosa che duri un'oretta e di andare nelle scuole con un progetto, magari creando una piccola associazione insieme ad altre persone, e trasferire ai bambini, fare una selezione della pagina per i giochi di una volta, come giocavano sì. I bambini di una volta. I bambini una volta non compravano i giocattoli al supermercato, se li costruivano da soli, quindi cercare un po' di manualità, insegnare a loro come costruirsi un giocattolo. Mi piacerebbe fare questo. E non li scaricavano anche dal Play Store o da... No. Cioè capì come diciamo sono cambiate le cose, effettivamente se ci pensi un lasso di tempo che può sembrare tanto, ma poi non è tantissimo se ci pensiamo. No, bella questa cosa, come hai già le idee molto chiare. E lo dico perché talvolta ci rapportiamo con delle pagine bellissime, per l'amor del cielo, però che hanno anche dei contenuti anche interessanti, però difatti poi quando si arriva a raccontare il passato e il presente, ok, quando si va sul futuro c'è sempre un pochino di incognita, no? Nel senso che non c'è tutta questa programmazione, si vive molto alla giornata, se vogliamo. Invece... secondo me, scusa se ti interrompo, sì, Luca, sì. È perché si segue troppo i like, sì. Le condivisioni. Io me lo so posto il problema, te l'ho detto, i like non mi interessano, mi fanno piacere, possono farmi piacere, certo, se sei seguito
mi sprona di più. Ecco, sì. A me dà questo tipo di emozione. Un like in più è una persona in più che si avvicina e che non devi deludere. In questo senso mi appassiona, ma non per altro. Quindi per me conta intanto che io mi diverto. Se poi anche le persone provano emozioni e si divertono anche loro, doppia felicità. I bambini sono il mio sogno, perché i bambini sono il futuro. Io parlo del passato, ma in realtà, pur avendo una certa età, credo fermamente nei giovani. I giovani, il mondo della scuola per me dovrebbe essere diversa da quella che è oggi. Dalla scuola non escono dei bambini che hanno tante possibilità. Secondo me questa vita di oggi ha chiuso la possibilità anche di sognare le persone. Ecco, non è giusto, non trovo che sia giusto questo. Mi piacerebbe donare un pezzo del mio tempo per aiutare o per far capire ai giovani d'oggi che forse vale la pena ancora lottare per qualcosa di buono. E hai dato veramente un bellissimo messaggio, veramente un bellissimo messaggio, soprattutto per anche il timing, cioè il momento in cui l'hai detto, cioè verso veramente la fine. Ci stiamo pian pianino incamminando appunto verso la fine della puntata. Vorrei chiederti veramente un altro milione di cose, però mi rendo conto che adesso è vero che abbiamo tanto, abbiamo il nostro spazio qui il giovedì sera, però è anche vero che effettivamente dobbiamo, per ovvi motivi, cioè, sempre contenerci, se vogliamo. Ci piace, no, dare, aprire un pochino questa porta, non aprire completamente questa porta su l'ospite, la pagina dell'ospite, però poi è giusto che poi non ci addentriamo troppo, nel senso che è giusto che ognuno se la vada a scoprire. E tu, diciamo, in questa sera ci hai lasciato anche un bellissimo messaggio finale, se vogliamo, un messaggio che secondo me credo sia proprio la logica prosecuzione di quello che abbiamo detto all'inizio della puntata, di quello che ci hai detto, anzi, all'inizio della puntata. E dal momento che ci stiamo veramente avvicinando verso la fine della trasmissione, se il grande grosso Saizu non ha quesiti o dubbi o domande da porre all'ospite... Ne avrei tante. Ma okay, soprattutto no. Sulle immagini sono... Lì c'è da sbizzarrirsi. Sì, poi... insomma... C'è una marea. Sono quasi 5.000 che Facebook tende a dimenticare, Saiuz. Io ho aperto il sito anche perché sul sito non sono catalogate, però le 5.000 sono catalogate almeno per 10 argomenti, le trovi con facilità e soprattutto non si perdono, le possono trovare quando vogliono, insomma. Ecco, questo, insomma, ma anche poi ovviamente il post che ci metti sotto, insomma. Qualcuno, insomma, qualche post divertente, qualche post, insomma, è anche un po' più lungo, è scritto più cose riguardo determinati argomenti, riguardo la fotografia, ovviamente. Per esempio, una delle fotografie curiose, che è il furgone della Lambretta che porta le Lambrette, oppure quella con la signora col giornale in testa che dici. Se aspettavi la corriera, il sole picchiava, qualsiasi cosa andava bene per coprire la testa e non ci si vergognava, cosa che oggi invece ci si vergogna. Sì. Se non sei vestito e firmato, se ci si vergogna. Una signora così, vorrei vedere cosa dicono. Ecco, per questo. Infatti, ma guarda quello. No, però è bella questa cosa. E poi hai notato, Massimo, come Saizio, come... devi sapere che gli ospiti chiaramente me li guardo io, poi dopo lui durante la diretta, che chiaramente lui deve seguire tutto l'aspetto tecnico, poi gli piace andare un pochino a guardare le pagine e quant'altro, e vedi che questa sera vedo che è molto attivo, stasera è ficcante, vedo che è ficcante, sta passando, dai. Esatto, e lì sta iniziando, ha scurisato molto. Allora, caro Massimo, dal momento che ci stiamo avvicinando verso la fine della puntata, io ti passo la parola perché
così potrai anche salutare gli ascoltatori e chiaramente anche i tuoi fan. E contestualmente ti chiedo anche una cosa: dal momento che, come visto su Social Evolution, noi ospitiamo amministratori di pagine social, in questo caso Facebook, noi continuiamo chiaramente questo percorso, abbiamo il nostro bel calendario di incontri e puntate che chiaramente andranno in onda tutti i giovedì, e chiaramente io ti chiedo se tu avresti qualche pagina Facebook che ti piace, che segui, che ti tiene compagnia, non so che altro, che vuoi in qualche modo consigliarci. Poi chiaramente sarò io a contattare questa pagina per ospitarli in diretta e eventualmente portarli qui con noi. Ti lascio la parola così puoi fare i saluti e appunto poi consigliarmi questa pagina. Prego Massimo. Allora Luca, intanto dico subito la pagina perché a me piace particolarmente, colgo anche molti spunti da questa pagina, si chiama Sentimenti Ribelli ed è una pagina che pubblica immagini, aforismi, pensieri a tutto tondo, quindi probabilmente rispecchia il carattere dell'autore, che non conosco, non conosco chi siano, mi sì. Piace tantissimo, la seguo, ce l'ho nei miei link preferiti e la guardo. Sentimenti Ribelli è veramente una bella pagina. Sì, me la sono già puntata, così vedrò di contattarli, visto che ultimamente, ti dico la verità, tutte le volte mi faccio passare in qualche modo questo testimone, no? E sì. Ormai ho già diverse pagine che devo contattare, quindi adesso vedrò un po' di metterli in fila tutti. Poi scusami, poi ti ho rubato la parola, no. Stavi facendo i saluti. Intanto ringrazio voi dell'ospitalità, vi ringrazio tantissimo, è stato molto piacevole, siete delle splendide persone e quindi grazie per tutto. E poi un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Radio Science, che spero siano tantissimi, agli amici della mia pagina un caro saluto se qualcuno sta guardando, ma li saluterò, metterò i link di riferimento se qualcuno vorrà rivedere magari l'intervista o risentire l'intervista, avrà la possibilità, visto l'ora tarda, siamo di vecchietti, sì. Quindi molti sono a letto e quindi non aggiungo altro, continuate a seguirmi perché troverete solo cose positive, meglio noi del telegiornale. Ah sì, su questo ci piove. Ok, perfetto, grazie Massimo, passo la parola a Savic che anche lui chiaramente vorrà salutare gli ascoltatori e chiaramente anche te, tu però Massimo resta ancora con noi perché così facciamo un saluto generale alla fine. Prego Savic. Benissimo, grazie Luca. Bene Massimo, allora mi ha fatto piacere insomma scoprire insomma la tua pagina, perché non sono un grande un assiduo frequentatore di Facebook, no? Però quando Luca porta in trasmissione qualcuno in una pagina mi interessa, la vede, ma la vado a spulciare, scusami se il termine spulciare eccetera, perché mi piace anche andare a vedere quello che uno scrive, cosa rispondono le persone che seguono una pagina, cose del genere. Quindi però mi è piaciuto proprio perché mi ricorda un po' gli anni miei passati, insomma gli anni passati, non gli anni miei attuali, ma quelli di una volta, ecco, usiamo questo termine. La lacrimuccia Luca ci sta. La lacrimuccia ci sta perché quando vai a scoprire quelle immagini che ti ricordano un po' quando eri bambino, eri un ragazzotto insomma che giocavi per strada oppure insomma vedevi certe cose, come ti dicevo prima, il fatto della sedia col muro, che vedevo mia nonna seduta fuori al balcone eccetera, ci sta pure quello perché fa parte della nostra vita, insomma è la nostra vita insomma quella lì, quindi è giusto non dimenticare, perché io sono sempre del parere che nel momento in cui ti dimentichi di una persona, quella persona veramente è morta, ma fin quando resta sempre nel tuo pensiero, nel tuo cuore, quella persona resterà sempre viva anche se non è presente fisicamente. Quindi, un grazie Massimo per quello che fai con la pagina e ti seguirò insomma anche in futuro, perché poi del resto quando scopro la pagina che poi mi fa spuntare, come dice Luca, la lacrimuccia, insomma ben venga per me, ben venga. Okay. Perché ricordiamoci che una persona che piange è una persona che può amare, che ama.
Bene, Sei Paolo Coelho questa sera. Ecco, benissimo. Volevo salutare tutti gli amici che ci hanno seguiti, gli amici del condominio, come mi piace dire, di Radio Saiuz, dando appuntamento insomma a questa trasmissione. Poi ci penserai tu, Luca, giovedì prossimo, certo. Di seguirci sempre, perché ci sono nuove trasmissioni in cantiere anche. Poi man mano insomma daremo i comunicati, avviseremo tutti quanti. Un abbraccio circolare a tutti quanti. Vai Luca, è okay. Tutto tuo. Perfetto, dai, quindi sarò telegrafico, visto che ti ho lasciato ampio spazio, caro Saiuzzolo. E chiaramente un grazie a Massimo, che questa sera innanzitutto si è messo a disposizione di questa chiacchierata, e poi in secondo luogo anche e soprattutto perché ci ha fatto conoscere misteri e cose sparite. Una pagina che ovviamente ci ha fatto fare un tuffo nel passato, ma non solo, perché partendo da lì, quella come chiaramente è sempre un pretesto, per conoscere, iniziare a conoscere l'ospite, poi ci ha fatto veramente scoprire tante cose in cui mi sono rimaste in testa varie paroline chiave, no? come provochi emozioni positive, questo ottimo rapporto con i fan, questo sito web dove effettivamente vai anche è come una sorta di estensione di questa pagina Facebook, un'estensione che sta diventando sempre più importante, soprattutto con questi racconti e non solo. E una delle altre cose che si mi è rimasta impressa questa sera è come il tutto sia sapientemente organizzato da una sola persona, però sapientemente organizzato in modo, e qui forse si vede anche la maturità, se vogliamo, poi perché c'è un'idea molto chiara, e di questa idea chiara si va a concludere con un progetto futuro che veramente mi ha lasciato, mi lascia con qualcosa di buono da portare a casa, se vogliamo, no? Questo tuo progetto di andare nelle scuole, raccontare, far vedere, insomma, e continuare questo tuo percorso in maniera anche didattica, se vogliamo. Ti lascio una chicca, se vuoi, guarda, l'ultima chicca che ti lascio in serata e chiudiamo è che se non mi lasciano entrare nelle scuole con questo progetto, cercherò di modificare i centri anziani e li chiamerò nonni e nipoti come centri, e svolgerò lì quella passione per mettere in contatto il passato e il futuro. Bellissima questa cosa, e anche quindi già il piano B, per farti capire quanto esatto. Sei già avanti nell'organizzazione, cioè hai già pensato a tutto. Fantastica questa cosa. No, bello, bello, mi piace molto. Mi vedo che continui, diciamo, a lasciarmi sempre positivamente sorpreso, mi piace. Scherzi a parte, salutiamo chiaramente tutti gli ascoltatori, che sia quelli che ci hanno scritto, li ringraziamo, sia chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà mediante i vari podcast presenti sia sulla pagina Facebook, dove appunto siamo andati in onda proprio come diretta, quindi rimane, come sapete, nella cronologia appunto alla diretta, oppure direttamente sul canale YouTube di Radio Science, sotto la playlist di Social Evolution. Questo programmino che zitti zitti, insomma, abbiamo già superato le 20 puntate, quindi continuiamo giovedì dopo giovedì a macinare puntate e a far conoscere pagine. Grazie ancora Massimo, io vi lascio e lascio gli ascoltatori, rinvitandoli chiaramente giovedì prossimo dovremo ospite un'altra pagina. Non vi anticipo nulla, anche se potrei già creare l'evento, ma sapete che l'evento lo creerò intorno a lunedì / martedì. State collegati, che così magari sarà una pagina un po' diversa, lo anticipo. Però insomma, vediamo un pochino se riuscirà anche lui in qualche modo a regalarci qualche emozione. Vi lascio quel brano di chiusura di sempre questa band che ci ha accompagnato in questa chiacchierata. Loro sono sempre The Ladies Off. Il brano è Need Came to Erupt. Non so che cosa ho detto, ma l'hai detto bene. Dopo le 11 sai che il mio inglese perde colpi. Quindi grazie ancora a tutti. Grazie Saiuz che rende possibile tutto ciò. Ci aggiorniamo a giovedì prossimo. Buonanotte e ciao. Ciao a tutti. It's been still long enough. I need the contour road. Do you got my bag? While I go get my cup. I got a feeling we're screwed. I'm gonna need an excuse. Now you got the match. I
got the fuse. To fight, I got a place to lay low, keep the shades pulled tight, I can't wash out these stains, I can't loosen these chains, take off his mask, to warm the ice in my veins, I'll lay back and wait. In case you hesitate, just put an X on my heart, and I'll drive in the state. Abuse after all.